2, 1, buon anno, buon 2024, ciao Brogio e ciao Leo. Ciao, ciao Zorro, buon anno. Leo, allora, iniziamo con un'attitude un po' diversa. No, io sono molto deluso. Oh no. È iniziato un nuovo anno e Palla Avvelenata va ancora in onda. Non ti stai riuscendo. Mi ero impegnato a far sì che si chiudesse questo spettacolino, questa roba Alhambra e Juvinelli, ma voi due resistete. Ti volevo dire, volete far parte del turismo, sì, ma a tutti i costi. Io so che mi devo impegnare molto. Zorro, dimmi. Con gli auguri a voi, a tutti quelli che ci seguono, eccetera, vorrei iniziare però con una nota di malinconia. Vale a dire, assegnando subito il rodo dentro. Bravo, perché voi, è impegnativo voi oggi. Voi sapete che siamo nell'anno secondo DC, che non sta per dopo Cristo, ma dopo Katia Pedrini, a Modena. Ora, mentre voi gozzovigliavate a San Silvestro, la vincitrice del primo Rododendro 2024, vale a dire Giulia Gabbana, ha diramato un messaggio al popolo di malinconia dopo la sconfitta di Milano. Il concetto chiave era questo: è mai possibile che la mia squadra, cioè Modena, faccia il sold out ovunque, in casa e fuori, ma il pieno di risultati lo facciano solo gli avversari? E quindi, primo rododendro dell'anno, meritatissimo, anno 2 DC, dopo Capia, a Giulia Cabana, quindi andiamo, un bacione. Io Brogio, che non ho il coraggio di Leo, avevo detto no, il rododendro ai modenesi che prendono due legnate spaventose, ma soprattutto hanno a fianco Stoichev, che ha gli stessi punti. Ma siete proprio delle brutte persone. Quindi voi due, al netto di queste diplomatiche contorsioni, approvate la mia decisione. Sì, dai, io sì. Ma proprio. La lettera, sì. Vi faccio allora una proposta io, Leo. E tu invece a chi dai il gododendro? Il gododendro? Allora, il gododendro, ho due candidature che io considero particolarmente forti perché inizio un anno e via dicendo. Allora, guardate, Roberto Russo rientra in campo, non con una squadra in classifica, ma fa 12 punti. E quindi rientra in campo, 6 muri, 6 attacchi. E va benissimo, bentornato Roberto, ci sei mancato tantissimo a noi in nazionale e anche a Perugia. L'altra candidatura è legata invece a Davide Gardini, che ha fatto finora 163 punti, badate, siamo a metà della stagione, l'anno scorso in tutta la partita ne ha fatti 66, quindi un Gardini che sta facendo, sì, un campionato spaventoso quest'anno. Io ho dato premiuccio al Davide, però messo due candidature, Russo perché bentornato davvero, siamo tutti molto felici per te, e l'altro è Paolino Porro, ragazzi, perché gusto che si prova a battere una ex squadra. Allora, io devo schierarmi con Brogio, perché vorrei ricordarvi che sempre in virtù del famoso principio la via Lappea, la via Erros, la via tracciata da Sartoretti, che se tu passi da Modena, via, è Porro. Paolino ha giocato poi benissimo. Eccellente, sì, candidato, eh? Sì. Quindi io direi Porro, ma vedo Zorro titubante. No, perché c'ho una proposta. No, una cosa da farvi. Allora, siccome siamo l'anno nuovo, sì, quest'anno la Lega ci ha offerto anche dei mezzi tecnologici speciali, sì, e noi andiamo anche nei podcast audio, avrei una proposta da farvi. Dai. Io vi propongo un jingle, giusto? Sì. Che oggi si riferisce a un premio non ancora assegnato. Va bene, te lo faccio sentire, voi ditemi se questa sigla potrebbe restare tale per il premio che si riferisce a... Come far felice un uomo. Un tanto di Oscar Piazzolla, Astor Piazzolla, bravissimo, Zorro. Lo teniamo? Con l'anno nuovo, Zorro, i tuoi due neuroni hanno smesso di collidere.
improvvisamente più vispo. Brogio, tu l'El Velasco a chi lo assegni? Io l'El Velasco lo do a una sola grande persona, Roberto Milord Piazza. Cioè, lui. Ce la metto perché non era facilissimo. Per me anche Fabio Soli ha fatto un grande giro dell'andata. La squadra è forte, però ora, Piazza perché se lo merita sempre, grande partita, poi al Forum. A questo punto, mentre anch'io voto Piazza, dopo Astor Piazzolla, vorrei chiederti che tu ci facessi sentire, dedicato proprio a Piazza, il famoso ritornello di Andrea Mingardi. Mm-hmm. That blessem. How are you? Come on, Sava? Kunste. Benissimo. Kunste. How are you? Bigaz. Provvederò, caro. Perché credo che per Piazza in questo momento, anzi, ditemi un po', nel quarto di finale di Coppa Italia, come se la caverà Milano? Perché qui dobbiamo andare sui pronostici, Allora, Piacenza devo dire che sta facendo vedere buonissime cose. Quando sei pronto? Piacenza, sei pronto, bro? Leo, questa la conosci, senti, parliamo di Guerre Stellari, Zlatano è già pronto, io ve lo dico, la marcia della morte nera, Zlatax, se tra Piacenza e Milano le cose andate in un certo modo. Chissà. Quindi voi chi dite che passa? Allora, direi tra Monza e Civitanova, l'esperienza di Civitanova è anche lo stato di forma. Trento-Verona, nonostante Verona sia cresciuta, direi che Trento non mostra grandi debolezze. Piacenza-Milano è la più equilibrata, voto per Piacenza, e poi nonostante so che Leo sia un grande appassionato, tra Perugia e Modena mi sa che non c'è molta storia, vince Perugia. Ma potremmo anche sorprendervi con effetti speciali. Certo. Quindi quella marcia lì della morte nera, Zorro, sì, è pronta. È prontissima. Cosa potrebbe combinare il cavallo Antorini materializzandosi in quel di Perugia in nome di vecchi ricordi, però scusate il momento letterario. Ecco, anche qui Leo, senti una cosa, sì. Siccome ho sempre apprezzato molto il tuo stile, ho ritrovato una vecchia musica bellissima, era la sigla, trasmissione Rai anni 60, Libri per tutti, che io terrei in sottofondo, senti. Io mi trasformerò in questa epoca di gender fluido nella vostra Enza Sampo, il programma leggeva dei brani da libri. Quindi, in quanto vostro Enzo Sampo, dal volume vendutissimo di Pepe De Giorgi, 125 milioni di cazzate più una, un autentico bestseller, il passo di oggi è da pagina 82. Ho appreso con sincero rammarico che il 31 dicembre appena spassato è andato in pensione il profeta, l'Aedo, l'evangelista della pallavolo italiana. Gianluca Pasini è entrato a far parte dell'esercito dell'Inps. Ora la mia proposta come segno di gratitudine per tutto quello che ha fatto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, il blog del 15 del 25, è di provvedere a realizzare in suo onore un busto, sì, ma ortopedico. E questo, dato che Pasini è un po' claudicante di schiena, secondo me è anche un bel gesto. E vorrei che vi uniste a me. Un grande abbraccio, Gianluca. Serena vecchiaia al nostro Gianluca, hai capito? Pasini, ti vogliamo bene, ti vogliamo un sacco di bene. Decenni di passione riversate sulle righe e tutto. E adesso eccolo lì, passare dalle righe alle rive dell'Inps. Il The Donald, Zorro, a chi lo dai?
Il De Donad ad Alessandro Micheletto. Micheletto, allora, al di là dell'ultima partita, che ripeto, è vero che era importante, ricomincia, però sta facendo veramente paura. Tra l'altro è secondo nei best scorer a livello generale, è l'unico non opposto in cima a questa classifica. E poi, ripeto, è cresciuto velocissimamente, ma sta dimostrando che sto qui c'ha una capacità di stare lì senza proprio... A me piace moltissimo. Io l'avevo data a due candidati, a due 24enni, Francesco Recine e Davide Gardini, perché sono due ragazzi giovani... Figli d'arte, tutti e due grandi campionati. Voi sapete che è stato avviato il progetto di legge per rendere automatica l'assunzione del doppio cognome. Ora, nel caso specifico di Francesco Recine, lì invece resterà un cognome solo, ma il ragazzo rinuncerà a Recine, Bigiarini. Si chiamerà Bigiarini. Allora, Francesco di madre, che anche come atleta è stata molto più competitiva e vincente del padre. Vi ricordo altresì, avendo io fatto il liceo classico, il famoso detto pater semper certa, pater nunquam, che anche Zorro, a proposito di suo figlio Numa, a cui mandiamo un augurio per un meraviglioso 2024, dovrebbe porsi questo interrogativo. Zorro. Dal latino, è vero, però Zorro, ma Leo, il 2024 ha iniziato. Non correre rischi, Brogio, tu non hai figliato, no? Tu sei rimasto. Tu, Brogio, stai contribuendo, come direbbe Giorgione Meloni, all'inverno demografico di questo paese, ma noi faremo una legge che ti obbligherà a figliare. Va bene, così. Stare lì sui social, ma che cavolo! Passa delle cose più concrete, più carnali, più vere. Hai ragione. Leo. Hai ragione. Informissimo. In attesa che Leo decida di non partecipare, di Leo, che Brogio non decida di partecipare all'inverno demografico. Altra La cosa Cardone, musicale. Brogio. Bravo, senti qua. Senti, Leo, senti. Carlo. Poi possiamo andare con la Carlona. Ragazzi, ma a chi la vogliamo dare? A chi la vogliamo dare? Prepara quel pugnale, conficcatelo. Ancora di più. Io, ragazzi, Modena. 6-7-0. È stata in vantaggio solo nel primo set per un paio di punti, poi... Scusate, ma d'altronde siamo nell'anno 2 di C dopo Catione, ci dovete dare un po' di tempo, hai capito? Dopo il terremoto, eccetera, piano piano ricostruiremo passando da un sold out a uno 0-3, da uno 0-3 a un sold out, perché questo ormai è il mantra di Modena, hai capito? Palazzetti pieni, classifica vuota, e a questo punto, prima di congedarvi, vorrei dirvi che dobbiamo assegnare il premio Carlo Gobbi, e questa settimana, visto che io e Zorro l'abbiamo anche ritrovata con piacere a un incontro dedicato proprio alla memoria di Carlo Gobbi, Giuseppe Informissima. Lui, diamo il premio a Silvio Guerriero, di Sport Week, il settimanale della Gazzetta dello Sport. Anche lei fa parte della nostra famiglia ormai da tempo, fin da quando era all'asilo, perché adesso appena iniziato le superiori, quindi è ancora molto molto giovane. Ragazzi, io vi voglio bene e ci vediamo. Buon anno. Quarti di finale, il ritorno del campionato. Quindi andiamo in onda ancora, Zorro. Adesso. Pare. Pare di sì. Allora, stiamo qui. Iniziare il vostro ingresso nel Turrinity. Grande. Yes, questa è la buona notizia 2024. Ciao, Leo. Stai bene. Ciao, Zorro. Ciao a tutti, a settimana prossima. Ciao.